Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, dal vostro punto di Francesco, non mi sono dimenticato. Ragazzi, in questo video, visto che ne ho già fatti parecchi, parleremo del possibile ritorno alla Juve anche di chi? Paul Pogba. Anche di Pogba, perché? Perché, oddio, prima che si spegne qua. Mourinho è irritato con Pogba per il tardivo rientro dalle vacanze. La Juventus osserva interessata, ma pure il Barcellona è in piena corsa, quindi attenzione. Meno di 2 settimane alla fine del mercato e quindi la Juventus, che ha sempre guardato con simpatia Paul Pogba, sta provando ad accelerare. Ma operazione non complicata, ma complicatissima, perché giustamente gli inglesi, dopo i 105 milioni più altri 5 di bonus sborsati, non hanno intenzione di svendere il centrocampista francese, peraltro valorizzato ulteriormente da un mondiale da protagonista e dal titolo di campione. Quindi non è che sono scemi, ragazzi, cioè, insomma, l'operazione è complicata, ripeto, perché appunto gli inglesi non vogliono svendere il Pogba, appunto. Quindi l'operazione è comunque molto complicata. Però attenzione, perché dopo l'arrivo di Ronaldo alla Juve un sacco di giocatori ora vogliono venire da noi. Questa è una cosa positiva, perché significa che magari ci ritroveremo arriva anche Keylor Navas, come si dice, Marcelo, Pogba e altri giocatori. Però attenzione, perché i soldi non bisogna buttarli via, perché abbiamo speso 105 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, quindi altri soldi comunque non è che possiamo permetterci, neanche possiamo permetterci di spendere altri soldi. Però il mio sogno era avere la Juve o Milinkovic-Savic o Pogba. Milinkovic-Savic, però se non per Milinkovic-Savic, Paul Pogba. Quindi comunque sarei molto contento dell'arrivo di Pogba alla Juve, sarei molto contento, però è un'operazione in ogni caso complicata, complicata. Però guardate caso, l'effetto Ronaldo richiama un sacco, richiama veramente un sacco di giocatori. Cristiano Ronaldo veramente è un grande, ragazzi. E prepariamoci che a breve inizierà anche il campionato, ragazzi, 19 agosto inizia il campionato. E quindi ragazzi, mi raccomando, carichi come mai per vedere anche Cristiano Ronaldo, per vedere Higuaín al Milan, insomma, e tutti gli altri giocatori, che tra 2 settimane finisce anche il mercato, la Juventus sarà ancora un centrocampista. Ma Sciala, insomma, Sciala fino a un certo punto, perché se vuoi una squadra da Champion devi avere i giocatori giusti, mancano quei 2 elementi forti e abbiamo fatto squadra da Champion, punto. Per quanto riguarda, per tornare a Pogba, sarei molto contento se ritornasse, ma l'operazione è talmente complicata che sognare non costa nulla. Però, insomma, ragazzi, io ci spero, io ci spero, punto. Lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, in corsa per i 700, come al solito. Io ora vi saluto e niente, ragazzi, bella, un saluto dalla Liguria da Cereale e dal vostro grande, mitico e indimenticabile punto di Francesco. Spaccate il video di like e iscrivetevi al canale. Ciao!